Allora abbiamo 4.000 eccedenze circa nelle amministrazioni pubbliche che verranno ora gestite con un esame congiunto con i sindacati e con gli strumenti già previsti dalla legge, che partono dai pensionamenti ordinari, dai prepensionamenti, alla mobilità volontaria, al part-time, alla mobilità obbligatoria. Per questo avete presentato il disegno di legge sul fine rapporto? Sul trattamento di fine rapporto dei pubblici dipendenti? No, no, non c'è nessuna connessione tra le due normative. Il disegno di legge sul trattamento di fine rapporto è in attuazione di una sentenza della Corte, ma non c'è nessun collegamento con la spending e con la riduzione delle dotazioni organiche. Ministro, scusi, sulle province si dice che questo accorpamento che avete fatto comporta degli oneri maggiori piuttosto che risparmiare. Beh, a questo punto si può dire tutto, non saprei come replicare una cosa del genere. Grazie.